E bentornati Bruciuoli in questo nuovo episodio di The Witcher 3. Ci eravamo lasciati nello scorso video che eravamo sulle tracce di Yennefer, la stiamo ancora cercando e queste tracce ci hanno portato ad aiutare prima un uomo. Siamo stati molto gentili con lui, non gli abbiamo chiesto denari, il che ci ha fruttato una buona accoglienza alla locanda dove abbiamo scoperto, grazie a un vagabondo che ci ha dato un'altra pista. Adesso dobbiamo andare dai Nilfgaardiani a chiedere loro che se sanno qualcosa, se hanno visto questa donna, se hanno visto Yennefer. E ci eravamo lasciati proprio qui a Bianco Frutteto. Ora siamo col nostro Gerardo di Rivia, con il nostro cavallino che, porca miseria, ma guardate quanto gira veloce la visuale. Porca miseria. Siamo con la nostra Snow. Rutilia. E ora, salve. Questi sono quelli che abbiamo picchiato nello scorso episodio, alla fine dello scorso episodio. Stanno in silenzio, quindi non vedo perché ci debbano rompere le palline. Ok, da qua possiamo anche andare al galoppo, anzi al trotto. E andare verso questa direzione. Innanzitutto, dov'è che stiamo andando? Più che. Ah, ok, dobbiamo andare qui. Lì là, chiede ai Nilfgaardiani di Yennefer. Ok, perfetto. Andiamo, andiamo. Facciamo correre il cavallo da solo in maniera automatica, così noi non ci dobbiamo neanche prendere la briga di dover girare, di dover fare. Dove stai? Dove. Ha preso tutta la strada diversa. Ha deciso lui di prendere. Aspetta, 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 smonta. Salve. Pamma, 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 pamma. Sono troppo forte, ragazzi. Artiglio di mostro e cervello di Drowner. Riprendiamo la nostra Rutilia. Infoderiamo la spada Faster. e continuiamo per la nostra strada. Vai, andiamo di qua. Dai, dai. Dove vai? Di qua, di qua, di qua, di Go, qua. go. Io direi di scendere da cavallo, mangiare un tozzo di pane. Ok, Is it true? There's a man salve. bane once a Non historian. disturbo, vero? Allora, vediamo questo soldato Do not be fooled. nilfgaardiano. Non Not avrei for cibo me. da me. Vabbè, ma io non te lo stavo chiedendo mica, Here you are. Messaggero nilfgaardiano. What now? Paesano. Viaggio rapido. Ah, ci stanno anche i viaggi rapidi. Hai capito? Ok. Va bene. Allora andiamo di qua, saliamo. Ah, le piante. Scena, cutscene, vai. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Ah, così semplice, eh? Avete del lavoro per me? Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. Va bene, vado, vado. Madonna, Stop. come si. Come stop? Wish to enlist, Nordling? Heard of the Vryhed Brigade? Stop. Ma. Non-humans. Cazzo vuoi? Deciditi. Scusate, eh. Questa cosa è veramente di una bellezza unica. Questa cosa è veramente di una bellezza unica. Va bene. Vabbè, continuiamo ad andare, dai. Andiamo dove bisogna.
Artigiano, gli artigiani possono creare per te un gran numero di oggetti in cambio di denaro, ovviamente. I fabbri forgiano le armi, gli armaioli costruiscono armature. Se trovi uno schema, portalo a un artigiano del tipo giusto e del livello di abilità necessario per farti costruire. Vediamo, vediamo, parliamo, parliamo. Password. Don't know any. So, out for a little walk here, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters, they got a place. you're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Non ne ho idea. Potresti forgiarmi qualcosa? Vediamo cos'hai prima. Show me where you're peddling. Vediamo, mostrami. Livello richiesto 2. Ah, noi siamo solo al primo livello ancora. Ok, questo fa 30, 36 danni, quindi è un più 9. Ci sono tante belle cose di cui adesso praticamente non capisco nulla, ma sono sicuro che più avanti riusciremo anche a scoprire a cosa servano. Quindi per il momento mi terrei qui. Poi può anche crearci qualcosa, manico. Nella parte sinistra dello schermo c'è un elenco degli schemi in tuo possesso, usa X per selezionare, bla bla bla. Nella parte destra dello schermo c'è una descrizione dell'oggetto selezionato. Ah, al centro dello schermo sono indicati i componenti necessari per creare questo oggetto. Anche gli artigiani devono mangiare. Se vuoi che creino un oggetto per te, devi pagarli, ovviamente. Quando hai la somma di denaro richiesta, premi X per far costruire l'oggetto. Devi cercare l'artigiano adatto, armaiolo, fabbro e così via, per il tipo di oggetto che vuoi creare. Inoltre, devi essere abile abbastanza per creare l'oggetto che desideri. Alcuni oggetti si possono smontare per ricavare nuovi componenti di creazione. Per smontare un oggetto vai da un artigiano e accedi alla schermata smonta. Ok. Va bene. Vabbè, saliamo, sicuramente sarà qui. Eccolo qua, infatti. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look, see the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and. You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Perspicace, eh? Una logica Very inattaccabile. perceptive of you. Molto perspicace, l'ho detto già io. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Eh sì, Haven't mo, thrown me out addirittura. yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. Ok. And then I Si shall può see fare, about si può you. fare. Perché vi importa di un Why do you grifone? care about this griffin? Because I care about people. The Sì, beast vabbè. has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a battue. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands or hire a professional. Ok, affare It's a fatto. deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days Cazzarola. on. They È only assetato recognized them questo because they wore grifone. our plate. Since Assetato di then, sangue. the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields. On the main road. Meaning it's abandoned its lair.
Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Mi serve una particolare erba. Avrei bisogno di altre informazioni sul grifone. Need more information about this griffin. Its sex. Why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. Okay. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Va bene. Mi serve anche una particolare erba. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Okay. Arrivederci. Tomira and Mislav. Thanks. Tomira e Mislav, che nomi più facili, più semplici, proprio non potevano metterli, eh? La missione in corso prevede più obiettivi, premi R3 per scegliere quale obiettivo seguire. Ok. Allora, seguiamo questa qui, seguiamo. Usa la quota per potenziare temporaneamente le armi, otterrai un bonus per il danno inflitto dalle tue armi. Ah, è questa la cosa, eh? I tuoi oggetti sono stati migliorati. Perfetto. Allora, chiediamo prima al cacciatore, e vediamo dove dobbiamo andare. Quanto lontano, soprattutto, la bestia di Bianco Frutteto, la bestia di... Questo è l'erborista e questo è il cacciatore. Ok, passiamo prima dall'erborista, che ne dite, eh? Sì, passiamo prima dall'erborista che è più vicino. Vai. Posso prendere, eh? Prendiamo tutto? Prendo tutto, grazie. Sì. Prendi tutto. Tutto quello che c'è ormai è mio. Sì, raccogli, chi se ne frega. Vuoi entrare qui? Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets, the red bloom. Well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Ah, bene. Which is all I can hope to do for her. È stato il grifone? Griffin do that to her. Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the ma la signora che cosa ci faceva di notte nei boschi? In wartime. Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Ah, l'amore. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Potrei provare ad aiutarla. I could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But? Ma? Witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Sto cercando dello spinocerbo. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Hmm. Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. Okay. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago, we had trouble. Drowners under the bridge. Whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sarr, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Okay. Al Capitano Peter importa davvero. Nilfgaard desidera l'ordine. No, al Capitano Peter importa davvero. Tell Emperor Amir cares about you.
But this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. There are only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Hai capito. Maybe next time. Magari la prossima volta, va bene. Ma per la signora non si può fare nulla? Sul letto di morte. Prepara una dose di pozione della rondine. E come... come si fa? Salve? Yes? Sì? Hai qualche erba da vendere? Got any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. Non è che ce l'ha lei, magari se ce l'ha sarebbe proprio fantastico, eh? Ce l'ha, arenaria, del bisonte, pimento, no, non credo ce l'abbia, vabbè, se no ovviamente ce l'avrebbe detto. Arrivederci. Farewell. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Missioni, no, non ci interessa sul letto di morte, dobbiamo andare alle missioni principali. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Allora, usa i sensi da Witcher per trovare dello spinocervo sul fondo del fiume. E noi ci andiamo subito, ci andiamo. Tanto sono solo 130 passi, quindi siamo abbastanza vicini da potercela fare a piedi. Ah, oh, è l'ultima volta che presto qualcosa, lo giuro. Cosa, che succede? Vabbè, non ci non facciamoci, non distraiamoci. Allora, dobbiamo usare i sensi da Witcher per trovare lo spinocervo sul fondo del fiume. Eccolo qua, eccolo qua. Abbiamo trovato? Spinocervo, perfetto. Andiamo, risaliamo. Ok, ora possiamo andare al nostro cacciatore a chiedere dove ha trovato i cadaveri. Abbiamo anche preso lo spinocervo, quindi dovremmo essere quasi, quasi alla soluzione. Allora, ecco il nostro cacciatore. Signor cacciatore? Signor cacciatore? Anyone home? Nessuno in casa? Deve essere fuori a caccia. E che palle. Esame. Mislav è appena uscito. Ok. Ok. Signor Mislav, dove mi è andato? Dove mi è andato? Signor cacciatore, dove mi è andato? Abbiamo trovato? Eccolo, Mislav. Salve. You, Mislav. Shh. Hear that? Wolves? No, wild dogs. Yes, more dangerous than wolves. Più pericolosi dei lupi, non scherziamo. Dogs, dai. More dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. No, why? No, but I guess you're about to tell me. Esatto. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Ah, just like bene. Humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? Dove hai trovato i cadaveri dei Nilfgaardiani? The Nilfgaardians the griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. Mm-hmm. I'll show you, sure. But I gotta kill those mutts before they hurt someone. Va bene, ci penso io. That is, if you don't mind blunting your silver blades on them.
Ci penso io, va bene. No, infatti, il grifone andrà. Dogs might though. So step careful now. Come on. These dogs have been a problem for a while now. Va bene, stiamo attenti. Soldier on the march. He'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to... Too late. Attacked another one. Ok. Uccidi i cani... Ah, li devo uccidere da solo? Va bene. Bastardi. Forza. Via. Via. Vai, vai. Spara, spara. Sparalo, sparalo. Bravo, bravo, bravo. Ok. Parla con il cacciatore. Ok, venga, venga. Oh mio Dio. Dieter. You know him. We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's Hunter. But that was before... Well, a long time ago. Prima che cosa? Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Anch'io sono un mostro. I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I... We loved each other. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Mi dispiace. Florian hanged himself. Lord started drinking and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. Ma guarda che non sei un mostro. I'm sorry. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Va bene. Segui il cacciatore, vai, andiamo. Oh, not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. Quindi era innamorato di un uomo, e questo ovviamente nel 1200, sapete com'è, era considerato un grosso peccato, si era considerati alla stregua dei mostri. Wow. Non pensavo ci fossero anche queste tematiche in un gioco del genere. Devo dire la verità, sono molto colpito e molto sorpreso da questa... da questa tematica. It was here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... You know? Watch out for yourself now. Va bene. Non c'è bisogno di piangere, erano... No, no, me la caverò. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Grazie, grazie. Usa i sensi da Witcher per esaminare il luogo in cui sono morti. Stavano festeggiando. Ok. A camp. Un campfire. Ground's black. Un triso di sangue. Cosa? Ci sono delle tracce? Ci sono delle tracce. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. Ok. Quindi bisogna andare più avanti. Bisogna saltare, eh? Vada.
Qua sono? Lupi? Credo di sì. Ma sta venendo da me? No, non credo. Va bene. E allora si va di qua. Ok. Ok, devo seguire tutte queste tracce. Sopra? Sopra. Questa parte. Oh, aconito. Ah, ok, perfetto. Vai. Griffin's nest. La tana del grifone, o ciò che ne resta. Esamina. Corpse is a couple of weeks old. Era ancora vivo quando il grifone l'ha portato qui. Ci ha messo molto a morire. Questi mi sa che sono morti sa da quanto tempo. Cibo per diversi mesi. Ma questo è morto? Morto? Ma è possibile che sia morto? Larvae and her wounds have already hatched. Morta da una settimana. Other Griffin must be a male. Ok. Esamini le ferite. Cuts over the whole body. Neanche una goccia di sangue sul becco o sugli artigli. Didn't defend herself. Non si è difesa, è stata colta di sorpresa mentre dormiva. E determini l'età. Punta del becco consumata, tracce di grigio sul manto, dai 10 ai 12 anni. Griffin's pair off for I grifoni cercano un compagno da giovani, il maschio deve essere più o meno della stessa età. Determini il tipo. Calamo spesso, barbe folte, un grifone reale. Ok, ci allontaniamo allora. Questo spiega perché il maschio che ho incontrato era così aggressivo. Prima ha cacciato i Nilfgaardiani qui nella foresta, poi ha iniziato a vagare per la zona. Ho fatto tutto il possibile, devo parlare con Vesemir. Mai sottovalutare l'avversario. Questa è la prima regola del codice dei Witcher, e non a caso. Un'adeguata preparazione può salvare la vita, perciò, prima di iniziare un combattimento, è sempre bene preparare pozioni o recarsi da un artigiano. I fabbri forgiano le armi, mentre bla bla bla. Se sei di dover affrontare un nemico molto forte, potresti prima completare alcune missioni secondarie in modo da acquisire esperienze e potenziare il tuo personaggio per avere più possibilità di vittoria. Ok, ho capito. Parla con Vesemir, oppure si possono completare le missioni secondarie. Prepara una dose di pozione della rondine. Sì, ok. Vabbè, intanto vediamo dov'è Vesemir. Quanto lontano. Ah, lui è rimasto. Ah, è vero, lui era rimasto lì. Ok, proviamo a usare il viaggio rapido. Devi cercare un crocevia per viaggi rapidi. Ah, quindi qui. Ok, ho capito. Era verso questa zona, giusto? Davvero? Eccolo qua. Ok, quindi da qui si usa il viaggio rapido e si va qui. Perfetto, perfetto. Così ci dobbiamo... Anzi, così non ci dobbiamo fare di nuovo tutto il viaggio di ritorno. Perfetto. Perfetto. Qua c'è un mercante. Ah, è quello che abbiamo salvato, se non sbaglio. Quello che abbiamo salvato. Possiamo parlare, eh? We meet again. Ci rivediamo. Ok, sì, è lui. People say all kinds of things about witches. But I've always known yours to be a grazie, grazie, grazie. So you managed to salvage some goods. Yes, but I await the repair of my wagon. As time passes, my losses grow. Do you need something? Tutto a metà prezzo. Let it go half free. Che cosa vuoi offrirmi? Let me have a look at your stock. Vediamo, vediamo.
Queste cose non le possiamo comprare perché ancora siamo troppo deboli. Ah, il paraocchi per il cavallo. Non mi sa, cioè c'è anche scritto e non mi veniva la parola. Poi la sella, borse sempre per cavallo, kit di riparazione per armi, pelle di coniglio, cotone, pelle di capra, di pecora, dorso, lo spago, pagina strappata, decotto di grifone. Subire danni fa aumentare la resistenza al danno fino a un limite massimo. Per il resto del combattimento, un oggetto magico, liquore di mandragora, bottiglia vuota. Ho capito. Vabbè, non voglio... Take care. Sì, non voglio approfittarmene. Allora, cari ragazzi, siamo tornati alla locanda. Parleremo con Vesemir, ma tutto questo lo faremo nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, io vi do appuntamento ad un prossimo episodio dove andremo a parlare con zio Vesemiro e probabilmente andremo anche ad uccidere il grifone. Quindi ragazzi, io vi do appuntamento ad un prossimo episodio e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.